Pollicino iniziò a cercare le briciole di pane. Quel giorno, con la pancia vuota, non c'erano solo Pollicino e i fratelli, ma anche alcuni uccellini che si erano mangiati. Pollicino si arrampicò sull'albero più alto. Da lassù era il più piccolo e allo stesso tempo il più grande, alto come un gigante. Che cosa vedi lassù? Il bosco! Alla fine del bosco una montagna, un fiume, un lago, una luce, una casa! Chi è a quest'ora della notte? Signora, ci siamo persi nel bosco e se rimaniamo qua fuori sicuramente ci mangerà qualche bestia feroce. Per piacere, ci faccia entrare. Bambini cari, se volete vi do da mangiare e da bere, però poi ve ne dovete andare via subito, perché siete capitati nella casa dell'orco che mangia i bambini. Se rimaniamo qua fuori, per noi è morte certa. A questo punto, che ci mangi il suo marito, il signor Orco. Entrate. La stanza era enorme. C'era un camino nel quale stava rosolando un montone allo spiedo. Un baule, una tavola con carne arrosto, carne fritta, carne lessa, patè di carne, involtini di carne, crocchette di carne. 7 piattini con 7 seggiolini, una sedia e un'altra enorme. Sedete e mangiate. Non avevano mai visto così tanta carne in vita loro e non la mangiavano da mesi. Le mie figlie sono già andate a dormire. Russano come il loro papà. Bambini, sbrigatevi, seguitemi, perché sta tornando mio marito, il signor Orco. Lui, con un passo, con i suoi stivali, fa 7 leghe. In un battibaleno sarà qui. La moglie portò i bambini al piano superiore dove c'erano 2 stanze. Una era quella dell'orco e della moglie e nell'altra c'erano le figlie. E li mise sotto il letto delle figlie. Moglie! L'orco aveva una boccaccia dalla quale spuntavano i denti aguzzi, 2 occhi rossi come il fuoco e una barba lunga, nera, fino a terra. È pronta la cena! Ho una fame e una sete che non ci vedo. L'orco infilò le mani nelle tasche e buttò sul tavolo monete d'oro. Mettile nel baule! Iniziò a mangiare. Carne lessa. Carne fritta, involtini di carne, patè di carne, crocchette di carne. Il vino rosso li colava giù per la bocca, lungo la barba, fino a gocciolare nel pavimento. Occi, sento odor di bambinucci. L'orco si alzò e si avviò verso le scale. Mangia, che si raffredda. Pollicino e i fratelli
Erano sotto il letto, tutti rannicchiati, e continuavano a indietreggiare finché si trovarono con la schiena al muro. E l'orco infilò la mano sotto al letto e afferrò Pollicino. Non ci mangi, la supplico, non ci mangi! Silenzio! Brutta vecchiaccia! Ti volevi prendere gioco di me, eh? Ringrazia il cielo che sei soltanto pelle e ossa! 2, 3, 7 bocconcini! Marito, aspetta domani, eh? Ora li rimpinzo ben bene e domani saranno più appetitosi. Sì, saremo dei bocconcini ripieni. Silenzio, ho detto, moccioso! Guarda, aspetta, domani ti faccio la salsina che ti piace tanto, eh? Quella con rafano, lo zenzero e ci metto anche il peperoncino. Con la salsina, eh? Sì, me ne prendo una alla volta, lo poccio nella salsina e... aspetterò fino a domani, ma non di più. E l'orco, barcollando, andò nella sua camera. E vestito com'era, si buttò sul letto e si addormentò. La moglie orchessa mise i bambini a dormire nella stanza dove c'erano 2 letti. In uno dormivano le figlie dell'orco, 7 testoline, con sopra 7 coroncine, che respiravano con la bocca aperta, dalla quale spuntavano i denti aguzzi. E nell'altra mise a dormire Pollicino e i fratelli. Allora, guarda. Allora, questa qui è Olimpia, la più grande, che fa sempre i dispetti alla più piccola Ombretta. Poi c'è Olga, che l'unico momento in cui non salta è quando dorme. Poi c'è Ofelia, sempre con la testa tra le nuvole. C'è Orietta, si spaventa ogni momento. E poi c'è Ortensia, com'è lenta. L'orco russava così forte che faceva tremare il pavimento. Faceva tremare le pareti, il soffitto. E Pollicino sognò che c'era il terremoto e lui e i fratelli con in testa i loro berretti stavano cadendo in un buco nero pieno di denti aguzzi. Era la bocca del... A volte i sogni sono premonitori. Lo diceva anche il nonno, che è buono avere un berretto, ma non sempre sulla propria testa. E così fece un cambio tra berretti e coroncine. Sulla testa dell'orchestra mise i berretti e sulla sua e quella dei fratelli le coroncine. L'orco si svegliò e barcollando andò nella stanza delle figlie e si avvicinò al primo letto quando sentì le coroncine. Che sbadato! Devo aver bevuto troppo ieri sera. Queste sono le mie figlie. E a tentoni si avvicinò all'altro letto e... fece proprio quello che state pensando, ma non se ne accorse subito. Il giorno dopo, quando si svegliò per fare colazione, trovò... No! Me la pagheranno cara! A quell'ora Pollicino e i fratelli se ne erano già andati a gambe legate.
a gambe levate. Bartolomeo iniziò a correre! E poi c'era Bonifacio che correva più veloce che poteva senza smettere di scaccolarsi. Bernardo saltava. E poi c'era Basilio che correva. E poi c'era Bartolomeo. Bartolomeo che correva con in spalla Pollicino. L'importante era allontanarsi il più possibile dalla casa dell'orco. Moglie! Dammi gli stivali dalle sette leghe, devo pigliare quei furfanti! E l'orco si infilò gli stivali. E iniziò a correre. A correre. E arrivò fin sulla montagna. Ma non li trovò. Al fiume nessuna traccia. In pianura niente. Finché nel bel mezzo del bosco si fermò. Si sdraiò proprio sotto un albero che, se avesse guardato bene la corteccia, avrebbe visto che c'era come una faccia, con una bocca aperta, due occhi incavati e una barba lunga fino a terra. E ai piedi di quell'albero si addormentò. Pollicino, con l'orecchio fino che aveva, riconobbe il russare dell'orco. Erano in un punto del bosco che conoscevano bene. Voi andate a casa, aspettatemi lì. Così i fratelli iniziarono a seguire il sentiero. E Pollicino si mise in ascolto. Finché lo trovò. Pian piano si avvicinò. E gli tolse uno stivale. Gli tolse l'altro. E senza far rumore. Erano diventati della sua misura. E iniziò a correre. A correre. E arrivò a casa dell'orco. Signor Orchessa, vostro marito, signor orco, è stato preso dai ladri e lo ammazzeranno se non gli porto tutto l'oro e l'argento che avete. È per questo che mi ha dato gli stivali dalle sette leghe, per fare più veloce possibile. L'orchessa aveva avuto già sette disgrazie quella mattina e senza pensarci gli dette tutto quello che aveva. E Pollicino, con gli stivali dalle sette leghe e due sacchi d'oro e d'argento, iniziò a correre. A correre! Ma non andò dall'orco. Con tutto quel tesoro tornò a casa e quando lo videro arrivare, iniziarono tutti a saltare come Bernardo. Mamma Brunilde si mise a piangere dalla contentezza. Papà Berto lo prese in spalla e iniziò a farlo volteggiare nell'aria. E per miracolo cadde dal cielo oro e argento. Bonifacio, da quella volta, smise di scaccolarsi. Bartolomeo si avvicinò a Pollicino, lo abbracciò e gli disse: «Bel colpo moccioso! Aia!» E da quel giorno smise di fare i dispetti. E da quel giorno in quella casa era sempre festa e c'era sempre un piatto in più per chi passava da quelle parti. Mamma Brunilde diventò una bravissima cuoca e ogni giorno si inventava una ricetta nuova. Papà Berto non aveva più bisogno di fare il taglialegna, ma ci andava ugualmente nel bosco e tornava con dei tronchi enormi dove scolpiva orchi sconfitti da un bambino piccolo come un... E Pollicino, con gli stivali dalle sette leghe, diventò un consigliere del re. Sì, proprio lui, così piccolino, così magrolino. E pensare che qualcuno credeva che lui fosse
tonto. Invece lui parlava poco, ma guardava. E ascoltava.